Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto, amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parole del Signore. Loda a te, o Cristo. Dall'acclamazione al Vangelo, ecco ora è il momento favorevole, ecco ora è il giorno della salvezza. Dal Salmo 118, beato chi cammina nella legge del Signore, e dalla prima lettura, dal libro del Deuteronomio, sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio. E riflettete, cari fratelli e sorelle, su quelle parole che dice il Signore: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.